Buonasera signore e signori, sono Yoshi88, benvenuti quest'oggi in un nuovo video in cui vi mostro un qualcosina di differente ma che abbiamo già visto in passato. Allora, se vi ricordate bene, per quelli che almeno mi seguono da un po' più di tempo, utilizzavo e giocavo spesso a Pokémon Online, ci facevo un sacco di video. E che cos'era Pokémon Online? Pokémon Online era un simulatore appunto di agnogne di battaglie online di Pokémon in cui potevamo sfidare qualsiasi persona nell'arco dell'universo con appunto i Pokémon fino all'ultima generazione, praticamente la quarta. Dopodiché, appunto, un po' per la scuola, insomma, per vari motivi, ovviamente non ci ho avuto più tempo per giocare, ho smesso, e anche se mi divertiva molto. Adesso, però, hanno creato, ho visto questa mattina da un video di un ragazzo inglese che fa spesso, appunto, video Pokémon, non è Maryland, è Wild Chase. Che lui gioca spesso a Pokémon Showdown. Questo qua è appunto un simulatore di battaglie che comprende tutte le generazioni, comprese quelle nuove. Quindi ho detto, bah, perché no? Perché non giocarci? E quindi mi sono creato un team così che stamattina prima di partire per il lavoro e poi quando stasera sono tornato dico, adesso ci faccio un video e lo mostro anche ai miei iscritti perché magari ci potremo divertire qualche giorno a, che ne so, fare qualche battaglia Pokémon, così tutti insieme. Allora, vi faccio vedere un po' la schermata. Innanzitutto, per trovarlo, dovete soltanto cliccare su Google e scrivere Pokémon Showdown. Vi appare questa schermata. Potrete, qua sulla destra c'è scritto Play Online o Download. Io l'ho scaricato e praticamente è la stessa cosa. Vi trova sempre le stesse lobby, le stesse chat room per giocare. Quindi, se non lo volete scaricare va bene, è uguale lo stesso, funziona bene lo stesso. Io probabilmente lo disinstallo perché sono 53 mega e sinceramente mi fa la stessa cosa di questo, quindi niente. Il formato è abbastanza semplice. Possiamo qua scegliere il formato di quali prendere soltanto dei Pokémon. Ovviamente ci sono gli uno contro uno, gli stab, gli overused, gli underused, gli ubers, i Pokémon X, Pokémon Y, generazione 1, 2, 3, bla bla bla. E qua vediamo il nostro team. Adesso vi faccio vedere. Allora, innanzitutto per entrare bisogna cliccare su uno di questi server, praticamente. Io clicco qua. Vediamo se mi ha già dato il nome, se è quello di oggi. No. Boh. Vediamo un po'. Look for a battle. Ecco, non mi dà il nome, io quindi metto exit, dato che è una cosa in inglese. Exit 88, choose a name. E andiamo praticamente a Team Builder. Vi fa vedere appunto il vostro team. Noi abbiamo questo qua. Eccolo qua, e ho fatto praticamente un team che è uguale identico al suo, anche perché volevo provarlo prima di farcene magari qualcuno serio. E ho preso Talonflame, che è una specie di uccello di fuoco, visto che sarebbe tipo il PJ della situazione che però si evolve, anzi diciamo più il Tylo della situazione che si evolve e appunto diventa volante fuoco. Gli ho dato qualche strumento, l'abilità appunto. E gli EVS potete mettere, non so, più attacco, più difesa, come erano praticamente gli altri. E quindi potete vissare qualsiasi vostro Pokémon che vi piace. Potete fare come si dice, un Pokémon magari che vi piace, una squadra di soltanti drago, acqua, eccetera, eccetera. Poi ho trovato Aegislash, che è questa specie di scudo che mi sembra che nella forma normale quando difende è così. E poi quando attacca invece gli compare una spada e attacca con quello. Rotom in forma lavatrice, che è uno dei Pokémon preferiti sulle battaglie online. Zoroark, Mianciao e questo che è Noivern, che io sinceramente non avevo mai visto. Allora, è un Pokémon. No, ho sbagliato. Non mi dire che me l'ha modificato. No, oddio. Allora. Però le cose sono rimaste le stesse. Come si chiamava? Me ne sono già scordato. Vediamo un po', eccolo, Noivern. Praticamente un Pokémon di tipo volante drago e è veramente molto forte. Tra l'altro ha un attacco che non me lo fa mettere, che è, ora vi faccio vedere anche così almeno voi che magari avete già il gioco, che okay, mi sapete dire il perché.
O se l'avete utilizzato nella guida, insomma, il perché non si fosse utilizzare, non si fosse, tra virgolette. Allora, l'avevano tolto probabilmente, o forse l'hanno tolto. Draco Dark, vediamo, era forse con Dark? Vediamo un secondino. Facciamo tutto questo in live. Dark Void, eccolo qua. È illegale e quindi non si può proprio mettere. Io non mi ricordo che cosa faceva, almeno se l'hanno modificato, non mi dice niente, quindi boh. Comunque sia, vi dà anche dei piccoli suggerimenti, o comunque sia dove l'avete vissato voi, potete mettere la natura, eccetera, eccetera. E quindi come, veramente, come simulatore è molto divertente. Qui infatti si stanno scambiando delle cose. Adesso vi faccio vedere Look for a Battle. Ovviamente non ve la faccio vedere tutta all'inizio perché consente poco di mostrare le notifiche di desktop. Consente, che ne so io. Perché è anche abbastanza lunga. Così, comunque se possiamo anche guardare una, anzi, facciamo così: Watch a Battle. All format. Ah, ok, possiamo anche guardare le battaglie. Praticamente quando inizia la battaglia uguale alle altre, questo ha già messo tutto praticamente. Ok, qui stanno entrando per guardare. Io metto Mianciao come primo Pokémon, boh, Talonflame, questo e questo, boh, vabbè. E sentite che in sottofondo ci sono anche versi, ovviamente c'è anche il volume della musica, vediamo se mi riesce a metterlo, non volevo spaccare il timpano. Eccolo, che è praticamente quello di Pokémon Platino. E questo c'ha un ninja, che vai, allora dai, sarà quello della velocità del Baton Pass Team, ovviamente, no, di questo Stone Edge. E comunque sia, la grafica è abbastanza minimalista, insomma, è abbastanza facile. E tra l'altro si muovono anche i Pokémon che vedete, nemici e anche i mostri. Sentite anche proprio con gli effetti. E comunque sia, ora non mi metto così a farvela vedere tutta perché è veramente abbastanza lunga. Però ecco, se volete, nel caso io faccia qualche battaglia, eccomi. Qui vedete, ecco, potremmo anche quasi quasi fare qualche torneo. Magari ci mettiamo in qualche server che c'è meno gente. E mentre fanno le partite, appunto, ecco, vedete, possiamo guardare anche il tutto. Magari me lo dite prima, facciamo un torneo a 6 a eliminazioni. Mettiamo delle clausole. Magari, ecco, diciamo, ora faccio vedere che giovedì. Facciamo queste battaglie, facciamo questi tornei e quindi niente, potrebbe essere anche divertente per fare qualcosa appunto diversa. Nel caso, insomma, questa piccola idea vi sia piaciuta, scrivetelo nei commenti. Mi piacerebbe molto buttare giù qualche torneo. Non si vince niente, anzi, cioè non iniziate a dire, ma se vinco voglio. Non si vince niente, anche perché non ho niente. Nel senso che vi faccio vincere. Questi hanno quittato, perfetto. E nel caso, ecco, fatemelo sapere nei commenti. Se la risposta è positiva, vedo domani. Io esco alle 3 dal lavoro. Vedo un po' i commenti. Se è positivo, vi faccio un video update perché volevo giocare anche a Slender. Mio amico mi ha detto: gioca a Slender per favore, voglio vedere come giochi, voglio vedere quando crepi di paura. E quindi o vi faccio un aggiornamento con Slenderman, il gioco, o altrimenti comunque sia vi faccio un video in cui mi dite, insomma, chi partecipa. Massimo lo facciamo da 6 per vedere all'inizio, un torneo abbastanza semplice. Diciamo un'ora, un server, eccetera, eccetera. Io, ecco, vi aspetto. Facciamo questo mini torneo. Spero che questa parte, appunto, questo video introduttivo, tra virgolette, su Pokémon Showdown vi sia piaciuto. Come al solito, vi dico: votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da Esci88. Ciao ragazzi.